Caro fratello, sorella, noi dobbiamo dimenticare le cose che stanno dietro. Amen? Perché se tu inizi a ricordarti, a pensare alle cose vecchie, quelle cose ti legano, ti opprimono, ti contaminano. Dobbiamo fare come faceva l'Apostolo Paolo, alleluia, dimenticando le cose che stanno dietro. Amen. Non ti ricordare più delle cose passate. Basta con il passato, sorella. Basta, alleluia, con le cose del passato. Dimentica il passato, alleluia. Vivi il tuo presente con Cristo, nella benedizione, nella gioia, nella pace, e guarda avanti al futuro glorioso che Cristo ha per te. Non guardare indietro, non ti ricordare delle cose vecchie, delle cose passate. Quelle cose portavano alla morte. Non fare come la moglie di Lot, che guardò indietro verso Sodoma e Gomorra e fece una brutta fine. Non guardare indietro, dice il Signore. Amen. Dimenticando le cose che stanno dietro, dobbiamo andare avanti con Cristo. Amen. Avere una mente pura, una mente rinnovata, una mente spirituale, in comunione con Cristo. Alleluia. Isaia 43, 18. Isaia 43, 18. Dice così il Signore: se questo ti può aiutare a liberarti dal passato, liberarti delle cose del passato, se tu hai dei contatti con delle persone che tu frequentavi nel passato, nella vecchia vita, cancella quei contatti. Se nel tuo cellulare hai dei numeri di telefono di persone che frequentavi nel passato, di una donna che frequentavi nel passato, di un uomo che frequentavi nel passato, cancella quei contatti. Cosa lo tieni a fare ancora nel cellulare? Fratelli e sorelle, se io sono un uomo di Dio, cosa tengo a fare nel mio cellulare il numero di una mia vecchia amante nel cellulare? Cosa terrei a fare quel numero di una vecchia compagna quando vivevo nel peccato? Che Dio sgridi. Amen. Dobbiamo essere saggi, gloria all'Eterno. Se io nel mondo andavo a peccare in certi luoghi, se per esempio io nel mondo andavo a farmi leggere le carte, che tengo ancora a fare il numero della cartomante nel cellulare? Cancellalo, alleluia. Oh, gloria al Signore. Amen, alleluia. Se tu nel mondo avevi un amante o un uomo con il quale fornicavi, con il quale facevi atti osceni, indecenti, peccaminosi, cosa lo tieni a fare ancora il numero di quell'uomo perverso? Cancellalo, alleluia. Rompi i legami con il passato. Amen, alleluia. Così deve essere, fratelli. Oh, te camaratoro morosso, anche se non era un amante, ma era il tuo compagno, il fornicatore, che fornicavi con lui, non eri sposata, non eri sposato, fratello, cosa tiene a fare il numero della tua vecchia compagna? Cancellalo, alleluia. Basta con il peccato, basta con il passato. Amen. Rompi ogni legame nel nome di Gesù Cristo, il glorioso Messia. Amen. Quanti dicono amen? Quanti dicono, fratello, quello che dice è vero? È lo Spirito Santo che sta parlando. Alleluia. Togli quei contatti. Cosa li tieni a fare? Gloria a Dio. Se tu nella vecchia vita ti drogavi, ti facevi le canne e fumavi la marijuana, cosa tieni a fare ancora nel cellulare il numero di quello che ti vendeva la droga? Perché tieni il numero ancora memorizzato di quello che ti vendeva l'erba? Che Dio sgridi il diavolo. Fai pulizia, alleluia.
purificati. Anche il cellulare, puliscilo. Amen. No, poi è inutile che dici, ah, il diavolo mi disturba. Ma se tu non cancelli i numeri, alleluia, togli, cambia numero, gloria a Dio, amen, alleluia. Se non vuoi che ti disturbino quelle persone del passato, vuoi essere libera, cambia numero, amen. Il tuo numero lo devi dare solo ai veri fratelli in Cristo, alle vere sorelle in Cristo, amen. Io, per la gloria di Dio, il mio numero lo tengo pubblico perché io sono un servo del Signore. Io predico la parola pubblicamente per la grazia di Dio. Io predico il Vangelo in ogni luogo e allora mi sembra giusto, se qualcuno mi vuole chiamare per un bisogno spirituale, il mio numero è pubblico. Ma se tu, amen, sorella, soffri perché qualcuno ti disturba con i messaggi, con delle insinuazioni, delle proposte che ti disturbano, cambia numero, sorella, cambia numero. Amen. Cosa aspetti? Cambia numero, gloria a Dio. Alleluia! Oh, gloria al Padre! Alleluia, la verità! Se no, cosa vuoi? Che il diavolo venga a disturbarti allora? Che Dio lo sgridi, cambia numero! Amen. Dore metori batteria sceclia. Cambia numero, cambia vita, cambia pensiero, cambia attitudine, cambia comportamento, cambia il modo di vestire, cambia, alleluia, la tua vita. Cambiamo, fratelli, cambiamo, gloria al Signore, cambiamo. Amen. Per la gloria di Cristo. Alleluia. Gloria al Signore. Isaia 43, 18. Guardate cosa dice il Signore. Amen. Non ricordate più le cose passate. Quanti dicono amen?